Sperimenti Cristo nella tua vita? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Luca 9, 18, 22. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo disse: deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Amen. Cari amici, le parole di oggi entrano fortemente nella nostra vita. Siamo in un luogo particolare. Gesù si trova, dice l'Evangelista Luca, in un posto, in un luogo solitario, a pregare. Molto spesso nel Vangelo secondo Luca troviamo che Gesù è alla presenza del Padre, è in comunione con Lui, spesso di notte, anche di giorno, per ricevere rivelazione, per essere pronto per la missione che il Padre vuole da Lui. Ecco che Gesù si prepara a fare questa domanda che abbiamo ascoltato poco tempo fa dal Vangelo secondo Marco di domenica. Voi chi dite che sia? Io. Chi sono io per voi? Dopo aver chiesto ai discepoli chi sono io per la folla, Gesù chiede: ma io chi sono per te? Io chi sono per voi? A Gesù interessa sapere se stiamo seguendo un'idea che è nella nostra mente, se stiamo seguendo una religione dove c'è anche lui, Gesù, è al centro di questa religione, o se stiamo seguendo una persona, perché Gesù Cristo è una persona. E in quanto persona si lascia conoscere da me, mi ha chiamato e si lascia scoprire da me, nella misura in cui io mi relaziono con lui, perché la relazione è fondamentale. Se per me è una persona Gesù, se per me è davvero il profeta di Dio, quindi la via che mi porta al Padre, allora la risposta è già nella mia fede, nei miei passi. Pietro risponde dicendo: Maestro, tu sei il Cristo di Dio, l'unto di Dio, colui che doveva venire. Noi crediamo che in te si realizza la pienezza. L'idea che aveva Pietro, l'idea che avevano i discepoli e che c'era al tempo, in quel tempo di Israele, era che il Messia che doveva venire avrebbe messo in ordine tutte le cose. Gesù immediatamente dopo spiega che tipo di Messia si tratta. È un Messia, secondo il profeta Daniele, figlio dell'uomo. In Daniele c'è una rivelazione e visione di potenza, questo figlio dell'uomo che viene con autorità. Il suo trono durerà per sempre, quindi è un messia regale, ma Gesù dice, prendendo anche il profeta Isaia, che quest'uomo, questo figlio dell'uomo, sarà rifiutato, sarà ucciso e risorgerà. È qualcosa davvero di forte. Quindi noi, e soprattutto i discepoli, si trovano di fronte certamente al Cristo, ma tra il Cristo che hanno e l'idea di Cristo che hanno nella loro testa
e Gesù Cristo di Nazareth vedranno grandi differenze, vedranno un abisso, perché questo Cristo, che dice di sé, dice di essere il figlio dell'uomo, in realtà passerà attraverso la passione, la croce e la morte, prima di essere il re eterno nostro. Perché? Perché è necessario. È stato necessario che Gesù sulla croce avesse dato la sua vita per me e per te. Oggi il Signore ci chiede di spolverare la nostra mente da tutte quelle idee e ideologie che abbiamo su Dio, ma soprattutto su Gesù. Gesù mi invita a seguirlo con decisione, con grande volontà, sapendo che la sua via non sarà facile, ma Lui è al mio fianco, sapendo che la sua via sarà stretta, ma Lui sarà la mia forza. Allora oggi chiediamo al Signore lo Spirito Santo per essere fedeli a Lui, alla Sua parola, alla Sua promessa, fedeli all'unico Signore che per noi è Gesù Cristo. Vieni Spirito Santo, tocca il mio cuore. Vieni Spirito Santo e portami a Gesù. Aiutami a non scandalizzarmi della croce, della sofferenza, della via stretta. Spirito Santo, donami di attraversare il fuoco della prova insieme a te. Spirito Santo, aiutami ad essere sempre aperto, disponibile al progetto di Dio che ha per me, per la mia vita e per la mia famiglia. Spirito Santo, io ti invoco. Vieni, vieni o Spirito Santo e aprimi gli occhi perché io possa camminare liberamente nella volontà di Dio. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi. Sperimenti Cristo nella tua vita e noi sappiamo che il modo di sperimentarlo è quello di accoglierlo, accogliere il suo progetto che ha avuto per se stesso, cioè la croce e risurrezione, e accoglierlo nella mia vita nel modo che Lui vuole. Ecco perché questa sera avremo l'ultima serata della storia della salvezza tra le serate bibliche online che vi proponiamo, iscrivendovi al nostro sito web. Ecco che noi vedremo come è importante entrare in questo progetto di Dio, essere disponibili, perché il Signore prepara cose grandi per tutti noi. Quindi, per chi di voi si è iscritto o si iscriverà, ci vediamo questa sera. Grazie per avermi accolto, a domani, ciao! Questa meravigliosa opera, questa parola di Dio, è piena della storia dell'uomo, è piena di tantissime esperienze dove Dio ha sempre l'iniziativa, propone sempre un'alleanza verso il suo popolo eletto, ma dove il popolo eletto spesso pecca di infedeltà, cade. Ma Dio manda profeti e manda sempre un rinnovo della sua alleanza. Dio non ci abbandona mai, e anche se noi cadiamo, siamo infedeli, Dio mantiene la sua promessa.